Vuoi sapere come lavorare da Starbucks perché ti ha sempre affascinato questa azienda conosciuta in tutto il mondo? Stai pianificando la tua partenza per Londra e quindi vuoi capirci meglio sul come conseguire un lavoro appena arrivato nella City? Non ti preoccupare, in questo video ti spieghiamo tutto, ma proprio tutto, 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 Ma tutto, 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 Paga, contratto, modalità di assunzione, ma anche consigli sul come farti assumere e tanto altro. Mi raccomando, guarda questo video fino alla fine se davvero vuoi sapere nel dettaglio come lavorare da Starbucks e vedrai che non te ne pentirai. Ma prima di tutto, sigla! Sigla. Trovare lavoro a Londra è senza ombra di dubbio molto facile, ma è altrettanto vero che bisogna partire preparati e pronti a mettersi in gioco il prima possibile. Molti credono che per trovare lavoro a Londra da Starbucks sia sufficiente entrare nei negozi che trovi un po' ovunque in città, lasciando il proprio curriculum con un sorriso stampato in faccia. Ovviamente non è così. Se vuoi quindi davvero sapere come lavorare da Starbucks, ti consiglio di partire mentalmente preparato e di avere le idee ben chiare. E non la fate arrabbiare. Oh! Per trovare lavoro a Londra in pochi giorni c'è bisogno che tu abbia le idee ben chiare e che tu non cada in semplici errori sicuramente evitabili. Starbucks ha una diffusione capillare a Londra ed ogni negozio ha una micro realtà con i suoi equilibri interni. L'arrivo di un nuovo dipendente potrebbe essere visto dagli altri dipendenti come un elemento di momentanea instabilità. Per questo motivo ti consiglio sempre di parlare con un manager per una tua eventuale candidatura. Sii furbo. Starbucks non accetta i curriculum. Se vuoi trovare lavoro a Londra da Starbucks, dovrai scaricare un modulo e compilarlo in ogni sua parte. È sicuramente utile conoscere l'inglese. Se non sei molto bravo con l'inglese, non temere. Tempo fa, Antonio ha scritto per te un articolo sul come migliorare la comprensione della lingua inglese. Dagli uno sguardo. Trovi il link ovviamente in descrizione. Come potrai notare, una volta scaricato il modulo, ti viene richiesto il numero di National Insurance Number, senza il quale la tua candidatura molto probabilmente verrà ignorata. Oltre alle generalità, viene richiesto anche il numero di telefono inglese al quale telefonare per un eventuale appuntamento. È inutile dire che se inserirai un numero di telefono italiano, la tua candidatura sarà cestinata. Ma davvero vuoi trovare lavoro a Londra senza nemmeno avere un numero di telefono inglese? Se non hai ancora una scheda SIM inglese, qualche tempo fa abbiamo scritto per te un articolo dove ti spieghiamo passo dopo passo come fare arrivare direttamente in Italia una scheda inglese. È molto semplice, vedrai. Una volta che hai stampato e compilato ogni parte del modulo, dovrai recarti presso le sedi di Starbucks che più ti interessano e dovrai consegnarlo a mano, il classico porta a porta. Sul sito ufficiale di Starbucks troverai tutta la lista dei negozi dove cercano attualmente personale. Ovviamente è una pagina che viene aggiornata quasi ogni giorno. Ti consiglio quindi di tenere sempre sotto controllo se vuoi trovare un lavoro a Londra in questa azienda. Ma cosa scrivere nel modulo di Starbucks? Sii furbo, scrivi tutto quello che vorresti leggere tu se fossi un manager. Devi metterti nei panni di chi ha il potere di assumerti. Non sottovalutare questa cosa. Io, per esempio, vorrei una persona con queste caratteristiche: flessibile con i turni di lavoro, educato e che abbia buone maniere, una persona che sia capace di lavorare, per esempio, in team internazionale e quando richiesto anche da sola, veloce nell'apprendere e nel mettere in opera, curiosa di apprendere facendo domande, ma intelligente nello stesso tempo nello stare zitto e in silenzio quando necessario, una risorsa sulla quale sempre contare, eccetera, eccetera, eccetera. Lo so, forse sono un po' esigente, ma come me, ti assicuro, lo sono anche tutti i manager della City. Insomma, da qui non si scappa. Quando entri in un negozio, domanda sempre del manager. Per trovare lavoro a Londra, devi sempre essere furbo. Come dicevamo prima, all'interno di ogni sede c'è un microcosmo più o meno perfettamente bilanciato. L'arrivo di un nuovo potenziale dipendente può essere visto talvolta come una minaccia da parte del team. Non immagini quanti curriculum ho visto cestinare dei dipendenti senza che il manager sapesse nulla. Quindi fatti furbo. Quando entri in un negozio, chiedi sempre con cortesia di parlare con il manager. Potresti dire, per esempio, "Could I speak with manager, please?" E a lui, e solo a lui, sottolineo, potrai consegnare la tua candidatura. Spesso, se non arrivi in orari di punta, il manager ti farà qualche domanda preliminare giusto per capire il tuo livello di inglese se hai esperienza. Ricordati che è lui quello che decide, quindi cerca di non fare brutte figure. Se sei riuscito a dare una bella impressione, sicuramente il manager ti farà contattare per un colloquio più approfondito. E lì
Come lavorare da Starbucks? Semplice. Non fermarti al primo negozio. Una volta che avrai lasciato il tuo nuovo curriculum ad un manager, ti sarà detto che non c'è bisogno che tu vada nelle altre sedi a lasciare, a consegnare un altro curriculum. Sul sito, infatti, dicono che saranno stesso i manager ad inoltrare la tua candidatura in tutte le sedi dove stanno cercando personale. Io non mi fiderei. E nemmeno io. Il nostro consiglio quindi è di stampare molte copie del curriculum e di andare presso tutte le sedi che richiedono personale. Non si sa mai. Sapevi che a Londra c'è la più grande comunità polacca d'Europa? Quando Starbucks ha fatto il boom, molti camerieri e baristi erano polacchi. Crescendo professionalmente e facendo carriera all'interno dell'azienda, hanno favorito l'assunzione dei loro compatrioti. Infatti, non è un caso che si dica che come lingua franca all'interno delle cucine di Starbucks si usi il polacco. Lo confermo. Ovviamente questa è un'esagerazione, ma un fondo di verità c'è sempre. Anche a noi italiani fa piacere quando viene a lavorare da noi un altro italiano, diciamoci la verità. È come sentirsi un po' più vicino a casa, quindi niente di strano. Quindi, se vuoi trovare lavoro a Londra da Starbucks, incomincia da ora a richiedere la cittadinanza polacca. Ovviamente scherzo. Non disperare, amico, anche perché conosco molti manager di Starbucks che sono di Napoli, di Milano, di Palermo e via dicendo. Palermo! Tu chiedi sempre del manager e non avrai mai di questi problemi. Poi, se vuoi andare sul sicuro e cerchi un sostegno nella ricerca di un lavoro, hai provato a dare uno sguardo al nostro sito? Magari un servizio come il Gold Pack potrebbe facilitarti nel trovare lavoro a Londra, risparmiando un sacco di tempo e di energie. Poi è chiaro, la scelta è tua, quindi sentiti sereno di procedere come meglio ritieni. Ad ogni modo, siamo sempre qui per aiutarti, indipendentemente da tutto. Se hai fatto una buona impressione al manager di qualche punto vendita, sarai invitato per un colloquio conoscitivo ed eventualmente poi per un turno di prova. Il manager ti farà una serie di domande ed appunterà le tue risposte su di un foglio che poi invierà all'head office. Da un punto di vista italiano, specialmente se non hai esperienza all'estero, alcune domande ti risulteranno un po' particolari, ma non temere. Da Starbucks tutto è fatto per un motivo. Queste sono le domande che ti faranno ad un colloquio. Ti consiglio quindi di prepararti delle risposte in inglese corretto ed impararle a memoria. Perché ti sei candidato per lavorare da Starbucks? Che esperienza hai nel settore? Hai mai comprato qualcosa da Starbucks? Dimmi qual è il tuo prodotto preferito, descrivimelo e spiegami il perché ti piace di più. Ma anche per esempio, come ti ci vedi fra 5 anni? Per quanto tempo vorresti lavorare con noi? In quali orari di lavoro sei disponibile? Ma anche weekend sei disponibile? Raccontami un momento critico, quindi di alto stress, in cui sei riuscito a servire un cliente in maniera eccellente. Cosa faresti se un cliente venisse da te lamentandosi che il caffè non è di suo gradimento? Giochiamo in faccia. Cosa conosci di Starbucks? Insomma, queste sono tutte le domande che grosso modo vengono fatte in fase di colloquio. Fai attenzione, spesso ti saranno fatte domande simili tra loro per vedere se ti contraddici nelle affermazioni o se stai mentendo. Se il tuo colloquio va a buon fine, e te lo auguro con tutto il cuore, potrai fare un turno di prova. Ma come comportarsi durante il turno di prova da Starbucks? Ti consiglio di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo. Sii educato e non farti vedere né preoccupato né con un'espressione stanca. Bello pimpante. E sorridente. Non importa se sei davvero stanco, in questo momento ti stai giocando tutto. Sii sempre sorridente e renditi utile. Poche persone ti diranno cosa fare, quindi è molto probabile che tu ti senta piuttosto disorientato. È normale. È altrettanto vero che l'intraprendenza premia sempre. Fai domande che non siano stupide e ovvie. Mostra interesse per il lavoro che si spera andrai da lì a poco a svolgere. Pazza per terra, aiuta i ragazzi che stanno nel negozio pulendo i tavoli, facendo il ristock della merce, e se ti senti abbastanza disinvolto con la lingua, cerca anche di interagire con i clienti. Sii sempre molto gentile e disponibile con clienti e colleghi e vedrai che tutto andrà alla grande. E se ti assumono da Starbucks? Se tutto è andato secondo i piani e ti hanno assunto, devi sapere che inizialmente avrai un contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi. Durante questo periodo devi dimostrare il meglio di te. Passati i 3 mesi ti sarà fatto un contratto a tempo indeterminato.
e potrai godere di tante agevolazioni e benefit. Spero che questa nostra piccola guida possa tornarti utile in qualche modo. E se ti hanno assunto ed un po' è stato merito anche di questo nostro video, faccelo sapere. Ci piacerebbe conoscere la tua esperienza. E anche per oggi è tutto. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto ed attiva le notifiche. Ricorda che solo attivando le notifiche potrai essere aggiornato sui nuovi video caricati, che sono sempre bellissimi e utilissimi. Ci vediamo nel prossimo video, ma prima di salutarci, per favore metti un bel mi piace. Mi piace! E lascia un bel commento. Facci sapere che argomento vorresti trattassimo nel prossimo video. Faremo di tutto per dare una risposta dettagliata a qualsiasi quesito riguardante Londra. Ora è davvero il momento di andare e di salutarci. Quindi, ciao!